si conclude questa sera il progetto Rotary a scuola, lotta all'obesità infantile, e ascoltiamo Antonio Squillace, che è l'assistente del governatore della Calabria, un progetto che Rotary ha voluto fortemente e ha portato avanti con il coinvolgimento di insegnanti, famiglie e anche allievi ovviamente. È un progetto partito dal club di Locri, Rotary Club, che il governatore ha assolutamente preso in carico nelle attività distrettuali, cofinanziandolo anche dal punto di vista economico, e che rientra nell'ambito delle attività del Rotary International, nelle vie d'azione, con particolare attenzione ai bambini e quindi a tutta la fascia di età giovanile. E questo progetto proprio si inserisce in questo contesto in maniera perfetta, è un progetto oramai sviluppato da molti anni e che continuerà negli anni, perché è già stato preso in carico anche dal futuro governatore. Siamo molto contenti come amministrazione di avere dato il patrocinio a questo progetto, il cui lavoro però è stato portato avanti sostanzialmente dalla scuola e dal Rotary Club, anzi da alcuni rotariani in primo luogo, che hanno promosso e partecipato, dato il proprio tempo, regalato il proprio tempo in questa attività di servizio. Quindi ringraziamo senz'altro il presidente Catalano, il responsabile del progetto Ursino. E quindi devo dire che i risultati ci sono stati importanti. La scuola ha risposto benissimo, i ragazzi hanno dato un feedback anche di presa di coscienza, di consapevolezza, che è quello l'obiettivo principale del progetto, e speriamo che questo favorisca anche il miglioramento dei dati per quanto riguarda almeno questo nostro territorio sull'obesità infantile, che sono allarmanti, rimangono allarmanti. Il progetto agisce su due moduli che praticamente poi sono la base per un adeguato stile di vita. Il primo modulo riguarda le corrette abitudini alimentari, mentre il secondo modulo cerca di alimentare la cultura del movimento. Il progetto si sviluppa in più fasi. Nella prima fase abbiamo raccogliamo dei dati dei ragazzi, e poi nella seconda fase facciamo l'elaborazione di questi dati per capire l'incidenza delle percentuali di ragazzi obesi in sovrappeso e le abitudini alimentari delle famiglie. Nella terza fase poi invece passiamo alla formazione, dove tramite la distribuzione di opuscoli informativi le famiglie e i docenti possono avvalersi di queste linee guida da portare durante tutto l'anno scolastico e anche dopo. Nella quarta fase invece lavoriamo sulla formazione, e per questo ci siamo avvalsi sia la formazione sia per quanto riguarda l'attività motoria, come dicevo prima, le corrette abitudini alimentari. Per quanto riguarda il secondo aspetto, abbiamo fatto anche una collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, attraverso il preside della Facoltà di Medicina ed Odontoiatria, il professore Domenico Alvaro, che ci ha messo a disposizione uno staff formato dalla docente universitaria Raffaella Bozzetti e due ricercatori. Poi abbiamo anche lavorato sulla formazione dell'attività motoria. Dopodiché invece siamo passati alla fase dell'approfondimento, dove praticamente sono stati protagonisti i bambini che hanno studiato a fondo il fenomeno dell'obesità e hanno fatto delle opere sia in cartaceo che in digitale, che sicuramente avrete ripreso e vedremo. Il dottor Franco Petrolo, che è il governatore eletto per la Calabria, prenderà, diciamo, l'incarico a luglio. Ecco, intanto lei è qui per onorare questo progetto del Rotary a scuola, lotta all'obesità infantile. Ecco, come l'ha percepita questa iniziativa che ha coinvolto scuole, famiglie? Appena il presidente me ne ha parlato ho subito sposato la causa, anche perché a me è capitato di fare una grossa esperienza nella ricerca dell'obesità sui bambini. Io prima di essere governatore eletto sono presidente della LILT, della Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, la sezione di Vibo Valenzi, e qualche anno fa, 3-4 anni fa, abbiamo voluto fare proprio un'indagine conoscitiva sull'obesità nelle scuole di primo grado, e la sorpresa l'abbiamo fatta con gli esperti, i pediatri, i dietologi, insomma,
fatta in maniera per bene, per sapere effettivamente se c'era una questione di obesità in età infantile o se, e a che cosa eventualmente fosse dovuto. E abbiamo preso i ragazzi fino praticamente dalla prima alla terza media, e lì abbiamo visto che l'obesità effettivamente c'è. E non è una questione numerica molto elevata, ma certamente il problema esiste. E secondo i dietologi molto influisce la presenza delle merendine, per esempio, no? di una dieta non... una cattiva alimentazione, abitudini. Cattive abitudini che portano poi eventualmente all'obesità. Questo progetto va nella direzione appunto di una forte forma di tutela rispetto ai giovani e va a fronteggiare una problematica che purtroppo di questi tempi sta assumendo delle proporzioni, dei numeri paurosi, e quindi è palese l'emergenza, diciamo. Ecco, come intervenire? Il pensiero è stato questo, il progetto è stato ideato dal maestro Vincenzo Ursino, brillantemente coordinato, è stato condiviso dall'Istituto Comprensivo quest'anno, dall'Istituto Comprensivo di Marina di Gioiosa e Mammola, con grande interesse, è stato portato avanti in modo perfetto, voglio dire, coordinato. La filosofia della scuola è quella di aprirsi al territorio. I ragazzi di oggi hanno un futuro che li aspetta abbastanza complicato, ce lo possiamo dire tranquillamente, quindi ampliare i loro spazi, i loro orizzonti è quello che la scuola si deve assolutamente proporre come obiettivo da raggiungere, quindi affrontare varie tematiche. Abbiamo seguito la parte didattica e in questo caso sono state proprio le famiglie a darci una grossa mano d'aiuto, perché abbiamo, diciamo, realizzato insieme tantissime attività che sono, diciamo, hanno fatto questi lavoretti di ricerca, sì. I ragazzi, questi che vediamo attaccati, questi tabelloni, che poi di fatto rappresentano lo studio, l'approfondimento. Sì, che vanno. L'hanno preso i ragazzi. Ma molto bene, perché abbiamo spaziato dallo sport, quindi al benessere psicofisico, alla piramide alimentare, ai cibi sani, per finire poi fino ai fenomeni di bullismo che a questa età sono veramente deleteri per i ragazzi e per la loro crescita psicofisica. Sono appassionati? Moltissimo, moltissimo, sì. Il problema è quello di sviluppare un insieme di collaborazioni tra tutti i club delle zone. Club io intendo Rotary, come questo di questa sera, il Lions, del quale io sono rappresentante, Kivanis, Fidap e tutto, perché facendo un'azione di questo tipo siamo più presenti sul mercato e possiamo dare indicazioni uguali a tutti i bambini della nostra collettività.